Signori e signore, siamo felici di presentarvi Palla Avvelenata in versione Sanremo Remix, in cui io vorrei fare Amadeus, non me lo fanno fare, quindi un saluto ad Andrea Brogioni, a Leo Turrini. Accenniamo anche che tra poche ore si giocheranno due partite molto, ma molto importanti per la questione salvezza, quindi le nostre parole potrebbero assumere un significato un po' diverso. Bando alle ciance, Leo, a te la parola. Ma io apri però questa puntata. Prima di tuffarci nell'atmosfera festivaliera, è vero? Vorrei assegnare in modo speciale un riconoscimento straordinario da noi ideato, il premio El Velasco. El Velasco, giusto. E io questa settimana lo do a Giulio Velasco medesimo, che compie 70 anni. Ora, 70 anni, caro Zorro, trascorsi dicendo chi vince festeggia, chi perde spiega. Poi, dicendo, la cultura degli alibi. E poi ci possiamo mettere dentro... Poi gli schiacciatori che schiacciano bene, palle alzate gli occhi, male. Gli occhi della tigre. Gli occhi. 70 anni, Giulio Velasco, tanti, tanti auguri. Ne ha solo 10 in meno di Mattarella e non possiamo escludere per lui uno sbocco al Quirinale. È vero, è vero. Su questo io avrei subito la posta. Posso? Certo, anche se dare il premio El Velasco a Velasco è come dare l'Oscar all'Oscar. Oscar. Cioè... Allora, adesso se voi, voglio dire, non vi rendete conto di cosa significa, ma vorrei dire non per la pallavolo, non per lo sport, per la cultura mondiale, certo. Il 70° compleanno di Giulio Velasco. Auguri. Questa è una lettera, mi dispiace, però solo vai. Per Zorro. Caro e Sorro. Che dice? Caro Sorro, e adesso che io sono arrivato a 70 anni, te la sentiresti di dire che cosa ho rappresentato io per te? E te saluto affettuosamente, bla bla bla, Giulio Velasco. Allora adesso di qualcosa tu, Zorro, che tu se non c'era Velasco, Zorro, facevi il pizzaiolo nella vita. Oh. Bravo. Cioè, bisogna che sta roba, vuoi riconoscerlo pizzaiolo. Facevo le pizze a metro. Portavi quella al metro. Quindi di qualcosa per il neo settantenne. Il mio rapporto con Velasco può essere sintetizzato con una frase meravigliosa di mia moglie Giulia. Quando lui nel 96 lasciò la nazionale maschile e andò a allenare le donne, voi ricordate molto bene, io dissi, diavolo cane, questo avrà successo anche con le donne. E mia moglie mi disse subito, Zorro, si vede che non capisci nulla di donne. Velasco con loro farà un po' più di fatica che con voi. Questo secondo me sintetizza la comprensione e incomprensione che caratterizza il mio rapporto con Velasco. Non ho capito nulla. Ma avresti potuto però, Zorro, per delicatezza dire una cosa più affettuosa, dire... Quando andò a allenare le donne, io rimpiansi di non essere nato femmina, hai capito? Cosa ti costava dirlo? E invece subito a buttarlo in polemica. Onestà. Allora adesso vai avanti con i premi sanremesi, su. Io vorrei proporre subito però una categoria. Vai. Il premio Brividi. Oh. È blanco. Io lo do ad Andrea Giani, che sul 2-0 per Trento deve aver sentito dei brividi che gli scorrevano dalla nuca, dove non voglio dire. Quindi adesso date la vostra versione del premio Brividi. Zorro, che dire? Allora, cioè, mi hai rubato, Leo, sei il mattatore di questa puntata. Cioè, insomma, sei quasi noioso perché mi anticipi sempre. Cioè, allora, Zorro. Gianni si presenta a Trento, va sotto 2-0, secondo me aveva negli orecchi il motivetto di Mahmoud e Blanco, perché quei brividi lungo la schiena li ha sentiti bene. Però secondo me alla fine lui, il nostro amico Giangione e Nimir sono usciti canticchiando la canzone dei rappresentanti di lista, ciao ciao, hanno vinto 3-2 e sono andati a casa. E sentiamo cosa dice il nostro conduttore. Assolutamente d'accordo con voi. Canzone bellissima, meravigliosa. Tra l'altro, avevo pensato che Mahmoud, con la sua compostezza, con la sua concentrazione, potesse anche rappresentare un po' l'idea del godo dentro. Felicissimo, ma senza esagerare,
però sono, mi sembra che sia una bella connessione. Invece c'è uno stimolo che potrebbe essere un po' questo qui. Hanno inventato in questa ultima edizione del Festival di Sanremo di grande successo un nuovo ruolo. La signora Giovanna Civitello, che è la moglie di Linus, che ha sfoggiato abiti coloratissimi in prima fila, secondo me è un po' la moglie del The Donald, la First Lady, e quindi il The Donald per me è Amadeus, ma il grande protagonista è lei, in prima fila, colori sgargianti, con il figlio a fianco che ha annuito per 5 serate di Secto. Che però scusa Zorro, fino a prova contraria, questo programma seguito da 4 gatti si chiama Palla Avvelenata, tu dovresti legare il Festival di Sanremo a cose di pallavolo. Sei sempre troppo mistico, ieratico, esoterico. Allora cercherò di ricondurti sulla retta via. Vai. Con l'aiuto di Brogioni. Il premio è una questione di chimica. Che non voglio spiegare di cosa parla il brano direttore di quell'altra sciagurata che cantava. Perché dito nella piaga. Siamo in fascia protetta. Sì. A chi diamo nel volley il premio questione di chimica? Brogio, rispondi tu, perché Zoro non ha capito lo spirito ma secondo me, collegandomi a quello che ha detto Zorro, il The Donald, quindi questione di chimica, secondo me, che ha vinto il miglior arrangiamento, premio della critica, premio della stampa, premio di tutti, io lo do a Nicola Gerbic, che come ha detto H7 Perugia è perfetta così. Dai, sono d'accordo con Brogioni, non so se Zorro vuole dire qualcosa, no, magari no. Zorro, adesso tu vuoi citare Achille Lauro, fa pure, perché tanto no. Che passa dall'acqua santa alla vodka, interessante, esatto. Come no, Zorro, oggi mi sembri particolarmente stonato, quindi almeno tenta di riscattarti assegnando tu il premio, o forse sei tu ispirato da Elisa, però ti spiego Zorro, devi citare qualcuno del volley. Non devi dire ma lo do a Giovanotti, hai capito? Perché qui siamo a palla avvelenata, Zoro. Io so che tu nella vita ne fai tutti i colori pur di collaborare. Allora. Vibo si merita la vecchia Carlona, che per me diventa l'audio di Sanremo, con auricolari che non funzionano, con la voce che si sente ogni tanto, è proprio la Carlona. E Vibo ha fatto 12 punti contro Civitanova. Com'è andata? Brogio, sì. Lo assolviamo? No? Io lo assolvo e gli dico che la Carlona, anch'io la do a Vibo Valenza, che mi sono sembrati il Tananai e l'Anamena di Sanremo. Cioè, andiamo veramente su citazioni molto, molto sofisticate. Bravissimo, Brogio. Allora, Brogio, davvero. Qual è l'altra canzone, Brogio? E ti ispira un riferimento pallavolistico. A me ispira la canzone di Emma Marrone, Ogni volta è così. E mi serve per dare il premio Rododendro all'allenatore cisterna Fabio Soli. Perché ancora una volta, ogni volta è così. Vince sto set, il primo, e poi esce da Monza sconfitto 3-1, canticchiando la canzone di Emma. Allora, io vi ringrazio per guidarmi in un mondo a me sconosciuto. Condivido però il fatto che invece che a Soli lo darei a Cavaccini, perché questa sconfitta gli ha tolto il sorriso, cosa che lui invece ha di solito particolarmente, e quindi siamo in aria, perché cisterna. Però sì, scusate, ma allora che canzone dedichiamo a Grozer, che è tornato e ha portato Monza alla vittoria? Potremmo scomodare Gianni Morandi. Apre tutte le porte. È tornato forte, apri tutte le porte e darlo a Grozer. Zorro, tu poi sai cosa dovresti fare, Zorro, il montaggio, che è l'unica cosa che fai in sto programma. Riesci a metterci in sottofondo qualche nota di questi pezzi? Assolutamente no, immagino che tu, no? Cioè, tu mi sfidi così, a parte i diritti che magari poi si fanno così. I diritti ci pensa Righi, non ti preoccupare, il nostro editore, guarda che belle camicie si permette Brogioni, scusa, vuol dire che qui si fa un sacco di soldi. Hai come quel colore del maglione grande. Nell'editing di oggi lo faccio per sotto. Compensare il nero di Zorro si è uscito da un'opera da 3 soldi di Strehler, sai, con quei maglioni neri. Almeno, quelle robe che ti mandano una tristezza. Bravo. Almeno oggi, dici, ma veramente,
Ma quest'uomo soffre di ulcera duodenale. Ma Zorro, regalaci un sorriso, dai, come cantava Drupi. Allora, a chi lo dai sto premio? Io l'ho dato a Grozer. Perfetto, Grozer è lui. Anche poi, ripeto, Monza arrivava da un po' di settimane complicate. Io mi ero immaginato anche Eccheli come un possibile premiato, perché effettivamente cosa hanno fatto loro? 7 partite, girone di ritorno, ha vinto quella di ieri, un 3-2 con Taranto, sì. Quindi effettivamente questa roba qui... No. Grozer che apre tutte le porte delle vittorie di Monza, dai. Con l'energia di Giovanotti e di... Al momento sacrale, che rimane anche nella puntata Pozza e comunque non ho capito niente oggi sono rimasto lo so loro che non avevi capito, ma io e Brogi ci siamo abituati, sai come mi diceva Paolino Toffoli, che salutiamo, no? Mm-hmm. Io tutte le volte che gli alzo la palla sono sicuro che Zorro non ha capito, e questo accadeva quando Velasco aveva 40 anni, figurati adesso che ne ha 70. Ma a questo proposito, vai. dal Vangelo sì. Secondo De Giorgi, versetto 104-109. Orbene, tutti si lanciarono, si sdilinquirono in elogi, commenti, complimenti, congratulazioni per i 70 anni del sommo. Eppure c'è un giocatore che ha vinto 3 mondiali e non ha perso 2 Olimpiadi come Zorro, e guarda caso sono io, Ferdinando De Giorgi. Ora, questi sono brani di storia, hai capito? Cioè, tu all'inizio hai criticato me perché ho usato un atteggiamento così non accondiscendente con Velasco, e poi usi il brano del Vangelo. È il libro di De Giorgi che nella classifica dei best seller del New York Times nelle prime 30 posizioni ormai da 2 mesi. Assolutamente. Scusate, adesso voi fate tutti dei libri di dietro. Esatto, ma i libri andrebbero letti, no? Non esposti. A rivedere lì dietro, avete capito o no? Ci rimane però, ragazzi, il premio Carlo Gobbi del Vivo, che fa venire in mente Domenico Modugno. Come voi sapete, Gobbi, Domenico Modugno cantarono insieme Volare al Festival di Sanremo molti anni fa. E questa settimana lo diamo a un bravissimo cronista di Perugia, Luca Mercadini, che scrive sul Corriere dell'Umbria, se mi ricordo bene, e che soprattutto deve sempre mettere nei suoi pezzi Plotnischi, clicla, quella come diavolo si chiama? Riklitschi. Io non ho dovuto andare a leggere, che a doverlo digitare tutte le volte sulla tastiera di un computer, uno veramente meriterebbe come si suol dire, un bonus del governo Draghi. Ecco, solo per questa fatica. Zorro, hai capito che trasmissione abbiamo fatto? Infatti sono in difficoltà, io ve lo chiedo. Perché in realtà manca solo la solita cosa che non so se oggi ci sta bene, però il tuo ammiratore misterioso mi ha chiamato al telefono. E quindi io so chi è, tu non lo sai. E mi ha detto che in giovanissima età Leo Turrini lavorava per alcune televisioni della zona del Modenese. Sì. E in una puntata in diretta, mentre conduceva, gli diedero la notizia che riportava la morte di uno sportivo della zona. Verissimo. E dopo qualche istante arrivò una telefonata in diretta del morto che diceva che era vivo. È vero, e devo dirti che questo signore, che purtroppo adesso non c'è più perché poi sono passati 40 anni, è morto davvero, ma era simpaticissimo, è stato un mecenate dello sport in Italia perché ha finanziato il baseball in particolare, vinse anche degli scudetti con la squadra di Rimini, si chiamava Primo Costi. Era così adorabile che dopo che io ne avevo appunto annunciato il decesso e avevo fatto piangere l'intera città, si presentò in studio alla puntata successiva citando Mark Twain, e cioè dicendo: ho appreso della mia morte, trovo la notizia francamente un po' esagerata. E quindi è successo anche questo. Sì, assolutamente. La fonte è però, attendibile. Dato che ha fatto 70 anni anche lui, il mio amico Vasco, nonostante grande Vasco. Tutto ciò, è vero. È già, io sono ancora qua. E con questo, ragazzi, vi aspetto la prossima settimana. Devi sfumare, Zorro, devi sfumare io su questo. Vi chiedo scusa perché oggi veramente è stato un orpello che non ha capito nulla di nulla. Vi ringrazio perché mi sono divertito molto a vedere la vostra abilità nel connettere Sanremo con la pallavolo.
Grazie, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao.